Torino è una città importante e grande. Perché abbiamo sentito. Ma non è solo bella Torino. Come si chiama? Brina, ecco, con questa brina che sembra neve. L'acqua appena dove abitava una delle madame reali. Le madame reali sono state due, la Maria Cristina di Francia e la Giovanna di Nemours. Guardate che fascino, guarda, sembrano quei quadri un po' naif, no? In cui l'acqua sembra quasi quasi ghiaccio appena appena sul punto di sciogliersi. Devo dire le piccole nobildonne, no? Che camminano tutte avvolte. Allora ha incaricato alcuni architetti di fare una sintesi dell'architettura tipica piemontese e valdostana.
questo è il famoso castello del Valentino, che era la residenza, che si, la casetta di vacanza, di campagna, che si era fatta costruire la prima Madama Reale, la famosa Maria Cristina di Francia. Quella che vi ho detto era la sorella del disegnatore di parchi. Doveva essere fatto più o meno come l'Italia, a forma di Italia. E in questo palazzo qui che abbiamo visto, il castello, palazzo, una chiesa, non si sa bene, dedicata a San Valentino, che sarebbe stato il protettore degli innamorati, il protettore degli innamorati, e allora da questa cappella, da questo luogo sacro, il castello del Valentino, perché era prospiciente.